7 risposte sulla creatina. 1. È vero che la creatina fa cadere i capelli? No, le evidenze scientifiche ad oggi smentiscono tutto questo. 2. Fa male ai reni? No, la creatina può far aumentare i livelli di creatinina nel sangue, questo assolutamente sì, ma semplicemente perché abbiamo più creatina da smaltire e non perché i reni funzionano peggio. Per avere una vera idea della tua funzione renale, cerca la cistatina C piuttosto che un esame del sangue. La creatina va presa con i carboidrati? Non è fondamentale. L'argomento è dibattuto e comunque negli studi in cui si evidenzia un vantaggio, i carboidrati da assumere erano davvero tanti, anche 100 grammi a dose. E sai già cosa vorrei dirti a riguardo, vero? È vero che la creatina fa bene al cervello? Assolutamente sì, specialmente andando avanti negli anni. Qual è la migliore creatina? La creatina monoidrato micronizzata è la forma migliore. Nel mio blog Valerio Solari ovviamente trovi quella giusta. Quando si prende la creatina e come? Nella maggior parte dei casi il dosaggio ideale è di 3-5 grammi al giorno. Tutti i giorni, meglio se dopo un allenamento. 7. Servono dosi di carico iniziali? Altro argomento dibattuto. Fare dosi di carico di creatina sembra faccia alzare più rapidamente i livelli di creatina muscolare, ma alla fine i risultati sono comunque gli stessi e con magari un po' più di problemi gastrointestinali nel frattempo. Quindi a mio giudizio è molto più semplice assumere la tua dose quotidiana per ottenere poi gli stessi risultati. Nonostante questo video hai altre domande sulla creatina? Lo sai, vai qui sotto nei commenti, metti like e seguimi. Ciao!